ultimo infrasettimanale del campionato offre una ghiotta occasione l'Olbia, tornando a un successo che manca da 6 partite. Insegue la conferma della zona playout per la Juve, invece c'è la possibilità di accorciare verso il sesto posto del Pescara, con l'arbitro della sfida che è Fabrizio Rosario Luongo. Subito Juve con l'iniziativa di Rui, che allunga per Sekulov. Sekulov va a puntare Arboleda, Sekulov lo salta, grande affondo, Sekulov, Guerra, anche se girato, fa gol. È il 12° gol in campionato per Guerra, che si conferma sempre più recordman, il giocatore con più gol nella storia del girone B della Serie C. Straripante azione di Sekulov, e poi Guerra, seppur spalle alla porta, mette dentro. Juve Next Gen subito in vantaggio, prova ad attaccare Perotti, palla dentro la rosa, mette fuori, arriva Asa, destro, un gol fenomenale per Asa, che aveva già deliziato la platea bianconera con uno splendido calcio di punizione contro la Virtus Entella. Primo gol tra i professionisti, fa il bis sulla respinta di La Rosa, arriva con questo destro al volo, bellissimo, 2-0 Juve con questa gemma. Insiste ancora la squadra di Brambilla, palla dentro, Cerri manca, si gira Muaremovic, la palla deviata ancora in calcio d'angolo, una Juve Next Gen straripante, prova in alleggerimento l'Olbia con questo tentativo che non crea problemi alla porta di Daffara, tornato in porta dopo le ultime due partite. Perotti, la Juve ancora, il traversone, può schiacciare Sekulov, palo di Sekulov, gran primo tempo per il 44 bianconero. Insiste ancora Savona, gliela pallone verso Guerra, riapre per Cerri con il sinistro, chiude in modo sbilenco. Olbia che sembra un po' uscita dalla partita, che ha preso una piega diversa rispetto a come si attendeva. Ancora Asa, l'apertura verso Perotti, il cross Sekulov, sinistro e destro all'angolino. Juve spettacolare, grandissimo gol anche per Sekulov ed è 0-3, partita già chiusa dopo 42 minuti. Perotti, grande aggancio di sinistro di Sekulov e destro che finisce all'angolino per il 3-0 Juve, secondo tempo. Pallone verso Guerra, si accentra Guerra, trova Cerri, sinistro vincente per Cerri, sesto gol in campionato e la Juve che va sullo 0-4. È una serata grandiosa per la formazione bianconera, che continua a segnare a ripetizione in casa dell'Olbia. Sardegna che porta bene dopo i 3 gol segnati in casa della Torre, se ne fa 4 in casa dell'Olbia, che prova nel secondo tempo ad alleggerire un po' questo risultato pesante qui in Nanni, anticipato all'ultimo da Stivanello. Occasione per Nanni, rimasto in campo per tutta la partita, l'Olbia più con il cuore che con la lucidità. Ci prova qui Scapin e poi segna Gennari, ma c'era stata la carica fallosa su Daffara. Calcio di punizione di La Rosa, palla che esce fuori con Montebrugnoli che cerca di rimettere il pallone in mezzo con il tentativo di arrivarci. Scapin ci ha provato, è entrato dalla panchina, nessun problema per Daffara. Ancora l'Olbia che prova, nonostante il passivo alla Rosa, mette in mezzo, ancora il tentativo, nessuna problematica particolare per Daffara. E non c'è più tempo, il trionfo della Juve Next Gen che vince 4-0 in casa dell'Olbia, si avvicina al sesto posto per l'Olbia di Gaburro. È notte fonda, crisi nera, adesso ci sarà chiaramente da superare questo colpo psicologico per ripartire.